con un palloncino che viene gonfiato all'interno in modo da aderire perfettamente alla parete della trachea. Io stacco la maschera, perché adesso la maschera non mi serve più. Decine di giovani occhi attenti puntati sull'operatore del SUEM che spiega con l'ausilio di un manichino quali siano le corrette manovre di primo soccorso in caso di difficoltà respiratoria. È solo una delle postazioni predisposte oggi dalla Protezione Civile regionale nel cortile dell'Istituto Professionale Montagna. Dopo la pausa imposta dal Covid, riparte proprio da qui, da Vicenza, il progetto Scuola Sicura Veneto, che prossimamente vedrà interessati anche altri istituti nelle diverse province della regione. Qui è stata simulata l'emergenza dovuta a un incendio, con relativa evacuazione dello stabile, con l'arrivo reale delle squadre di soccorso dei pompieri, dei sanitari, delle forze di polizia, coordinati dai gruppi di protezione civile. La reazione dei ragazzi all'arrivo dei mezzi, che non se l'aspettavano, pensavano che fosse la solita esercitazione in cui escono e poi rientrano. Siamo venuti con delle pompe idrovore, come dimostrazione che vengono utilizzate in caso di grosse alluvioni. E poi abbiamo portato un generatore con la torre faro. E i ragazzi ci hanno chiesto cosa c'è all'interno dei cassetti, su cosa appoggiano i puntoni. I ragazzi sono stati molto partecipi, anche perché abbiamo fatto precedere questa giornata da delle attività di formazione dedicate ai ragazzi in collaborazione col SUEM. Uno degli obiettivi di questa iniziativa è un domani pensare di vedere fra questi ragazzi qualcuno che indossa una divisa da soccorritore, perché ovviamente gli anni passano e quindi è bene avvicinare i giovani anche a questo mondo. È un impegno, perché non è semplicemente, come ho detto prima, garantire qualche ora quando ho voglia e tempo. È un impegno notevole, perché prevede una grande preparazione, la formazione in aula, la formazione in campo, le esercitazioni, e poi quando succede l'emergenza, che ovviamente per definizione non può essere programmata, c'è la necessità di partire. Chiedetelo ai volontari.